che si può usare anche giorno per giorno, su cose anche molto piccole, ed è facilmente recuperabile la serenità. Voi ricordate Hammer, l'importanza che i traumi, i conflitti, che sono inevitabili nella vita, anche quotidianamente, no? Superarli velocemente, in modo che l'organismo che ci dà il sintomo, per dire qui c'è qualcosa che non va, immediatamente si tranquillizza. Quindi desensibilizzazione è la D, e R, reprocessing, cioè riprocessare in modo da ritrovare quella serenità normale che è possibile nella nostra vita. Bene, Francine Shapiro, vi dicevo, ci ha impiegato una ventina d'anni, era una ricercatrice. Cosa succede nel 79? Quindi 79, 89, 99. Nel 99, quindi quasi nel 2000, arriverà a mettere a punto. Infatti io questa tecnica l'ho imparata nel 2001-2002. Era proprio all'inizio, quando è arrivata in Italia. Io ero la tessera numero uno dell'associazione MDR. Perché cosa è successo nel 79? Questa donna, Francine Shapiro, la trovate su YouTube, le ha diagnosticato un cancro. Al che voglio dirvelo con le sue parole, perché mi sembra molto interessante capire il processo di scoperta di una tecnica da parte di una ricercatrice. Voi sapete che la differenza fra un ricercatore e una persona normale, no? È il ricercatore, di fronte a qualcosa che non capisce, non si ferma, vuole andare avanti se riguarda il suo campo, no? E lei nel 79 ha avuto questo. L'essere ammalato di cancro, scrive la Francine, in special modo negli anni 70, quando la diagnosi era più frequentemente fatale, cambia la vita. E ha fatto la sua operazione. Dopo l'operazione chirurgica, la radioterapia, i medici mi dissero: attenzione, queste frasi che le hanno detto i medici sono state fondamentali per far sì che Francine reagisse e dicesse: no, io voglio capire. Bene, sembra che sia scomparso. Non ho mai capito quale fosse il tipo di tumore, perché tutti i libri che ho letto, sempre tumore, ma non dice mai quale. Vabbè, bene, sembra sia scomparso, ma con alcuni pazienti il tumore si ripresenta. Proprio un bel incoraggiamento. Mi trovavo a vivere in una delle società più tecnologicamente avanzate della Terra, lei ricercatrice, ma per quanto riguardava i nostri corpi eravamo ancora al Medioevo. Questa è stata la sua impressione sentendo il medico che le diceva questa cosa. Sapevo che doveva esserci qualcosa che potevo fare per migliorare le mie possibilità. Cominciai con leggere qualunque cosa trovassi sulla malattia e scoprii libri che parlavano dello stress. Lo stress è stata la cosa che ha cominciato a farla attivare. No? Voi sapete che ci sono due tipi di stress. C'è lo stress normale. Se noi non avessimo un normale stress, arriveremmo al semaforo rosso e passeremmo, no? Un livello di stress, oppure abbiamo un incontro importante, andiamo ma non ci prepariamo. Questo è lo stress normale, noi lo chiamiamo eustress, stress buono. Poi c'è invece lo stress, quando si va ad un livello esagerato, quello è lo stress che ci fa male. Lo chiamiamo distress, stress cattivo. Lei, leggendo, dice: lo stress è la base, ricordate Hammer? Come fattore che innescava e contribuiva allo sviluppo delle malattie, specialmente del cancro. Ma, dice, ho letto di tutto. Ma tranne, cioè, Norman Cousin, non so se voi l'avete mai incontrato, fa la terapia del ridere, avete sentito la terapia della risata, eh? Dice, questo qua mi è sembrato una cosa interessante, però non mi bastava. Oppure, non so se avete mai sentito Simonton,
un'altra tecnica proprio per affrontare i tumori, che usa le visualizzazioni, il Ritorno alla salute, il libro che ha scritto i coniugi Simonton. E alcuni scritti sul modo di nutrirsi, tutto il resto non lo soddisfaceva. No? Sentivo che da qualche parte doveva esserci dell'informazione utile, ma non la trovavo. Perché non era disponibile? E allora ha cominciato a lavorare sul... Visto che lo stress riguarda le nostre reazioni alla vita, io voglio concentrarmi sul rapporto mente, corpo e la guarigione. Forse vi ricorda qualcosa di Amer, però Amer ha preso una strada molto interessante e molto utile. Francine Shapiro ha preso un'altra strada che ha aggiunto quindi un'altra tecnica. I modi in cui la mente e il corpo potevano affrontare lo stress, così da evitare per prima cosa di nuocere alla salute. Voi sapete, c'è lo stress, il corpo dà un segnale che può essere tremore, ansia, blocco, eccetera. Se noi stiamo dentro quel segnale, stiamo male. Se noi invece ci chiediamo cos'è che mi sta dicendo, forse troviamo la via d'uscita. Ed è quella che lei ha voluto cercare. A quel punto si è messa a studiare psicologia. No? Finì per conseguire un dottorato in psicologia clinica e non solo, ma per lavorare come ricercatrice è un istituto molto importante di Palo Alto negli Stati Uniti, Mental Research Institute in California. E fra l'altro lei è entrata, Francine Shapiro, nel Mental Research Institute, e lì proprio in quell'istituto si sono sviluppate anche altre tecniche, tutte legate alle tecniche di terapia strategica, noi le chiamiamo, tutte legate a come aiutare le persone a venire fuori velocemente. Voi sapete che la psicoterapia è famosa per la lunghezza, le lunghezze, le lunghezze, le lunghezze, mesi, anni, e invece le tecniche che si sono sviluppate dagli anni 80 in poi si sono centrate su come diminuire i tempi ed essere efficaci. Anche qui una cosa che, se ricordate, di Amer è molto importante per la velocità nell'affrontare i problemi, nell'aiutare le persone a venire fuori dai problemi che li assillano. Amer dice, se vi ricordate, prima usciamo da un conflitto, da uno stress, e più il nostro organismo recupera e quindi meno si logora. Ed ecco l'avvenimento. Qui erano passati dal 79, quando lei si sveglia e dice: no, io voglio capire questo cancro, da dove viene dal punto di vista del rapporto mente-corpo. Nell'87, quindi 8-9 anni dopo, guardate cosa succede, come un fatto quotidiano può scatenare qualcosa di molto interessante, che poi vedremo proseguendo questa sera. Il seme dell'MDR germogliò un giorno soleggiato del 1987 durante una passeggiata attorno a un laghetto. Le anatre sguazzavano qua e là e sull'erba verde erano stese coperte su cui si affollavano madri e bambini. Mentre camminavo, accadde una cosa strana. Stavo pensando a qualcosa che mi disturbava. Quante volte noi camminiamo e no, o siamo fermi, ma abbiamo un pensiero che ci disturba. E alcune volte magari neanche un pensiero. Siamo giù, ma non sappiamo il perché. Vi capita? Ok. Non ricordo neanche cosa fosse. Cioè, dice, ma perché sono giù? E dice, deve essere una cosa talmente che neanche mi ricordo più cosa fosse. Ma si trattava di uno di quei pensieri negativi, martellanti, che la mente rimastica senza digerirlo. Finché noi non li arrestiamo forzatamente.
ma se li arrestiamo forzatamente, non so se è anche vostra esperienza, ma quando io mi oppongo a qualcosa di negativo dentro di me, tendenzialmente rischia di diventare più forte e io di stare più male. Ci sono altre tecniche invece di fronte a pensieri negativi. La cosa strana fu che il mio pensiero martellante sparì da sé. Quante volte vi capita di avere di stare giù, eccetera, e poi di colpo state bene e non sapete il perché stavate male e perché invece siete ritornati sereni? Vi è mai capitato? Francine, siccome è una ricercatrice, non si accontenta di star bene, ma dice: ma perché? Vuol scoprire il perché e ha inventato una tecnica. Devo confessare che uno dei miei degli eroi dei tempi dell'università era Spock di Star Trek. Qualcuno di voi se lo ricorda? Ok. Come lui, avevo sempre considerato le emozioni una specie di sfida. Eppure, mai prima di allora avevo notato un mutamento così rapido di pensieri e sentimenti. Siccome negli ultimi 8 anni avevo usato me stessa come laboratorio per le indagini sulla relazione mente-corpo, questo mutamento catturò completamente il mio interesse. Mentre camminavo, cominciai a fare attenzione. Cioè, succede, vediamo un po'. Mente-corpo, vediamo il mio corpo come si muove, se c'è qualcosa che noto. Notai, ecco la ricercatrice, che quando un pensiero fastidioso mi entrava nella mente, i miei occhi cominciavano spontaneamente a muoversi avanti e indietro, compiendo rapidi spostamenti in diagonale. Per lei era dal basso a sinistra in alto. Si muoveva così. Lo ha notato. Allo stesso tempo notai che il pensiero era svanito dalla mia consapevolezza. E quando volontariamente mi riportavo l'attenzione, il suo carattere molesto era scomparso, non mi faceva più, non mi dava più fastidio. Pensai a qualcosa che mi causava una leggera ansia, allora comincia volontariamente a pensare qualcosa di negativo e questa volta effettuai i movimenti degli occhi. Anche quel pensiero se ne andò e quando vi riportai l'attenzione, la sua carica emotiva negativa era scomparsa. E qui nasce, e qui comincia con gli amici, con, no? Su piccole cose, a fare esperimenti, e cerca, e si accorge di qualcosa che poi sarà importante per il successivo sviluppo. Cioè, se per lei era stata una cosa spontanea, e se su piccole cose è molto facile, e stasera faremo degli esercizi perché su piccole cose ognuno di noi può usare questa tecnica che poi spiegherò cercando di spiegarla al meglio, ma quando si va su problemi più forti, su traumi più pesanti, vi farò anche l'esempio di alcuni traumi pesanti, come li ho trattati, come sono stati risolti, si accorge che non basta i movimenti oculari. Ci vuole anche un aiuto, quindi ci vuole uno psicologo, uno psicoterapeuta che man mano dia degli stimoli e aiuti la persona piano piano attraverso i movimenti oculari a venire fuori da questi traumi. E questa è la storia di Francine Shapiro. La passeggiata nel parco. Cos'è che succede? È chiaro, lei studiava i rapporti mente-corpo e cos'è che avviene nella nostra mente. Noi già allora, negli anni 80, alla fine degli anni 80, inizio anni 90, avevamo conoscenze su quelle che voi conoscete sono le fasi REM. Conoscete le fasi REM del nostro sonno? Per chi non le conosce, noi quando ci addormentiamo il sonno comincia a diventare profondo.
e poi nell'arco di un'ora e mezza diventa leggero, ma non ci svegliamo. Qui, quando il sonno diventa leggero, i nostri occhi cominciano a muoversi. Se voi avete dei cani, potreste osservare quando sono in fase REM. Non vi accorgete che hanno gli occhi chiusi, ma dentro i bulbi oculari si muovono. Sono in fase REM. E se noi svegliamo una persona in fase REM, ci racconta un romanzo. È la fase, è il momento in cui noi sogniamo. Un'ora e mezza, poi di nuovo il sonno diventa profondo, nell'arco di un'ora e mezza ritorna ad essere leggero, altra fase REM, sogniamo e così via. Calcolate che se noi dormiamo circa 6-8 ore, noi almeno 4-5 volte per notte siamo in fase REM e sogniamo. Quando noi ci svegliamo e diciamo no, non ho sognato, vuol dire che ci siamo svegliati lontani dalla fase REM. Quando invece ci svegliamo e raccontiamo un sogno, ci siamo svegliati o nella fase REM o vicini alla fase REM. Questo fatto che nella fase REM e nel sogno gli occhi si muovono velocemente ha molto colpito Francine, che aveva notato che il movimento degli occhi risolveva alcuni pensieri negativi. Per di più, ecco un altro elemento che abbiamo oggi, che Francine allora non aveva, abbiamo la risonanza magnetica funzionale, che voi conoscete. Se noi osserviamo il nostro cervello sotto risonanza magnetica funzionale, e lo possiamo fare mentre una persona dorme, mentre in fase REM, mentre in sonno profondo, ci accorgiamo che mentre in fase REM avviene un passaggio incredibile di stimoli elettromagnetici fra il cervello destro e il cervello sinistro attraverso il corpo calloso, che è quella parte che unisce, dove ci sono tutti i filamenti che uniscono i due emisferi cerebrali. E noi oggi sappiamo che noi lavoriamo molto di più quando dormiamo. Il nostro cervello è molto più attivo quando dormiamo rispetto a quando siamo svegli. Una ragione ce la possiamo anche indovinare. Quando siamo svegli noi dobbiamo stare attenti a come siamo vestiti, a come parliamo, a come salutiamo, cioè non possiamo. Quando dormiamo il nostro corpo è libero, può immaginare, pensare, fare tutto quello che vuole, no? E quindi si muove in estrema libertà, c'è un'attività incredibile. Ma Francine si è chiesto, ma perché c'è tutto questo? E questa tecnica la si è usata molto ultimamente per testare questa tecnologia, questa tecnica di EMDR. Quindi si faceva una risonanza magnetica prima, vedere com'era il cervello, seduta di EMDR e poi altra risonanza magnetica per vedere cosa era cambiato. E si notano delle cose molto interessanti. L'ipotesi su cui si basa tutto questo, in particolare l'osservazione, è stata importante l'osservazione di tanti passaggi e poi una seconda osservazione. Se noi applichiamo questa tecnica, l'ippocampo, che è nella zona centrale del nostro cervello, che è molto interessato alla nostra memoria, si dilata, si allarga. Ora, quando noi abbiamo un trauma, provate a immaginare perché è lì che ci martella, che ci fa male, magari a distanza di anni, no? È come se l'ippocampo in qualche modo si restringesse e facesse fatica a rapportarsi al presente. E sempre, no? È come se si costringesse attorno a quel ricordo e facesse difficoltà a far tesoro delle novità, della vita che è cambiata, che non c'è più pericolo, no? Eccetera, eccetera, no? Perché è cambiata la situazione.
applichi l'MDR e l'ippocampo si rilassa e si dilata e tu superi, hai la possibilità di superare il trauma, quindi di non rimanere fisso a quel trauma, ma arricchire la tua vita col presente. Ok? Su questo ecco che nasce l'ipotesi su cui si lavora, è che il nostro cervello, e la risonanza magnetica funzionale ci fa vedere che cosa avviene, di giorno fa un po' come succede a tutti noi. Voi adesso andate a casa, vi togliete la maglia perché in casa fa più caldo, la buttate sul divano, poi buttate via le scarpe, prendete le ciabatte e così via, la borsa la lasciate lì un attimo sulla sedia e poi la sera o la mattina, cioè viene il momento in cui prendete la giacca, la appendete, le scarpe le mettete nella scarpiera, la borsa la mettete dove ci vuole voi, eccetera eccetera eccetera, no? In un momento di calma. E così può fare il nostro cervello. Di giorno non può sistemare tutte le nostre esperienze, perché dobbiamo stare attenti a come parliamo, a come ci muoviamo. Di notte, fase REM, comincia a prendere, tac, 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 sistema il nostro computer, mette i file, fa la deframmentazione, mette assieme i file. Cioè, voi avete tanti cassetti, c'è lì una camicia fuori, la prendete, la piegate, la mettete dentro, paf, file a posto, la mettete destra, sinistra, sistema, mettete le scarpe a posto, mettete tutto quanto. Ma cosa succede quando uno ha un trauma che non riesce a superare? Lui mette a posto la camicia che era lì penzoloni, la mette nel cassetto, poi si gira, pruff, di nuovo la camicia casca. Quando uno subisce un trauma, i traumi leggeri vedremo che li possiamo affrontare tranquillamente e insegnarvi questa tecnica, ma i traumi più pesanti, no? Ci vuole qualcuno che ci aiuti a risolvere. È come se ci si bloccasse, quella camicia lì la puoi mettere a posto quanto vuoi, ma se non ce l'hai fatta non ce la fai, ci vuole qualcuno che ti aiuti, assolutamente. Ecco allora che con il movimento degli occhi noi che cosa facciamo? Cioè prendiamo la fase REM, quello che avviene nella fase REM attraverso il movimento degli occhi, che unisce come il disco fisso del computer, no? La puntina che gira e mette a posto, vi ho detto tantissimi fenomeni elettromagnetici avvengono nel nostro, più di quelli che avvengono durante la giornata, mette a posto. E noi la mattina, ogni mattina, non solo ci svegliamo con qualche cellula in più e cresciamo, no? Oppure diminuiamo se siamo vecchi, no? Ma cresciamo anche dal punto di vista della elaborazione della nostra esperienza. La nostra esperienza quotidiana noi la elaboriamo di notte nelle fasi REM. Forse qualcuno di voi l'avrà osservato. Alcune volte mi è mai capitato la mattina svegliarmi e avere qualcosa di nuovo, cioè dell'intuizione, c'è questa cosa, sempre, dice Ietta, no? Anche a me succede molto spesso, un momento estremamente produttivo quello del risveglio, no? E l'utilizzare la fase del risveglio, stando lì un attimo con calma, nel letto, a vedere che cosa arriva, vuol dire darsi l'opportunità di cogliere il frutto del lavoro notturno, ok? Francine, ci trovavamo negli anni della guerra del Vietnam, per cui immediatamente dice, ma qui abbiamo traumi a non finire, i reduci del Vietnam, e ha cominciato, la prima applicazione è stata proprio sui reduci del Vietnam con grandi, grandi risultati. E un altro intervento è stato quello di formare degli psicologi, degli psicoterapeuti a questa tecnica dell'MDR,
e fare delle squadre per le catastrofi naturali. Voi pensate agli uragani negli Stati Uniti, che è lì che è nato, ma anche in Italia. Poi io vi dicevo che questa tecnica è nata alla fine del secolo scorso, in Italia è arrivata attorno al 2000, 2001-2002 è stata la mia formazione, e anche in Italia sono state formate delle squadre, terremoto dell'Aquila ad esempio, o altri gruppi con tecniche per aiutare le persone a recuperare il più velocemente possibile il trauma nel quale si erano trovati. A questo punto direi che possiamo vedere la tecnica come funziona. Ok? Pronti? Vi dicevo che non si tratta soltanto del movimento degli occhi, ma partiamo dal movimento degli occhi. Francine, nella sua scoperta, andava dal basso a sinistra in alto a destra. Questo era il suo movimento degli occhi. Ma non è necessario che sia questo, perché ognuno di noi può scegliere quello che gli è più comodo. In genere quello più comodo è orizzontale. Fissare due punti e muoversi orizzontalmente con la testa ferma. Questo è il movimento, direi, base. Quando poi si fa psicoterapia, si vede come reagisce col movimento base la persona. Se ci impiega un po' a muoversi o non si muove, si modifica il movimento. Ad esempio, si può fare così, o si può fare così, oppure si può fare anche così. No? Cioè, se, come abbiamo osservato, il movimento degli occhi mette in contatto i due emisferi e moltiplica i collegamenti attraverso il corpo calloso, a questo punto io provo a muovere gli occhi in modi diversi e vedo quale mi rende di più, quale aiuta di più la persona ad andare avanti, a sentire dentro di sé delle considerazioni, delle riflessioni che piano piano lo portano fuori dal trauma. Quindi movimento degli occhi, partiamo da quello. Ve la sentite di fare una prova? Ok, allora qui ovviamente non possiamo prendere dei traumi, può essere un pensiero qualsiasi, così che ci avete, se non ce l'avete, tranquilli. No, ma a tutti può venire qualcosa che, insomma, se va il pensiero a quella roba lì, non gli fa piacere. Ecco, non vi sto chiedendo una cosa piacevole, perché se voi state bene, qui che ascoltate, vi sto dicendo, avete qualcosa che sapete che se andate in quel pensiero lì non deve essere troppo forte, ok? Non vi piace. Se ve la sentite, provate. Allora, andate lì, poi fissate davanti a voi due punti, qualsiasi, tenete la testa ferma e cominciate a muovere gli occhi con la velocità che, o più velocemente o lentamente, quella che riuscite voi. Provate a farlo e a osservare se quel pensiero perde di importanza. Provate. Mentre facciamo un movimento dobbiamo tenere presente quel pensiero. Sì, tenete presente quel pensiero e muovete. Tenete presente quel pensiero, quell'idea, quella, e poi muovete. Deve essere una cosa leggera, altrimenti c'è bisogno. Occhi aperti. Bella questa osservazione, vi dirò qualcosa fra poco. Occhi aperti, muovete gli occhi, poi quando volete vi fermate, potete riprendere e ditemi se, ritornando a quel pensiero,
diventa meno diventa più leggero, perde importanza, cambia qualcosa in positivo. È una prova che facciamo. Quando qualcuno ha qualcosa da dire, ce lo dica. Il mio è diventato ridicolo, mi ha fatto ridere. È diventato ridicolo per Elena, che è un classico. Su cose leggere, su cose pesanti è difficile ridere, ma ci si tranquillizza. C'è qualcun altro? Ok. Dopo aver fatto il movimento degli occhi, si ha difficoltà a ritornare a quella roba lì. Ecco. Classico anche questo. Difficoltà a tornare al pensiero negativo. Cioè si svuota, si svuota. Ecco, Elena diceva occhi aperti e occhi chiusi. Beh, questa osservazione non l'ho mai trovata, però chissà perché, questa mattina, meglio ieri sera, avevo un pensiero che mi disturbava, ma ero a letto, c'era buio, ho cominciato a muovere gli occhi chiusi ed è passato. Quindi possiamo dire, non lo troverete da nessuna parte, che se siete in una situazione dove non avete gli occhi aperti, anche se siete ad esempio a letto con gli occhi chiusi, muovere gli occhi funziona. E il pensiero, che non era una cosa, era una cosa leggera, che però mi aveva disturbato, si è rilassato. Dimmi. Come è venuta la nausea? A te è venuta la nausea? Sì, 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 allora, ecco. Non so se è normale, sì, no, sto avendo la nausea. Va benissimo. Allora, ti chiami? Pina. Pina. Ottima anche questa osservazione di Pina, perché ci permette di fare un passo avanti. Vi dicevo, movimento degli occhi, ma non solo, perché col movimento degli occhi uno può avere anche delle difficoltà, no? Non tutti abbiamo gli occhi aperti, benissimo, chiusi non riesco. Mi sembra di non riuscire. Tu lo farai sempre ad occhi aperti, ma Pina ci permette di dire che quando uno nota che il movimento degli occhi gli crea disturbo, ad esempio nausea, ed è un classico per alcune persone, qui si fanno delle prove prima delle sedute, ci sono tecniche alternative. Ci sono tecniche alternative. Una è questa, noi lo chiamiamo movimento della farfalla. Se io faccio così e batto la mano qua, vado a stimolare l'emisfero destro. Se io batto qua, vado all'emisfero. E il nostro obiettivo, muovendo gli occhi, è quello di stimolare il collegamento fra i due emisferi. Per cui, ecco la farfalla. Io con i miei occhi chiusi o occhi aperti, non ho bisogno di muovere gli occhi, perché per caratteristiche mie personali può creare un senso di fastidio, ecco il movimento della farfalla. Ok? Se volete provarlo? Sempre sì. Sostituisce semplicemente il movimento degli occhi. Ta 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 col pensiero. Sì, sì, sì. Dimmi. È un pensiero, stiamo lavorando su cose piccole, no? Su cose grandi ci vuole uno psicoterapeuta che applichi la tecnica. Se quello che ti dà fastidio può essere ricorrente o no. Se è piccolo si rilassa facilmente. Provate. Mi stanno venendo. Provate con tranquillità.
Se n'è andato. Bene, bene, mi fa piacere. Bene, ma non c'è solo questo, ci sono anche altri. Ad esempio, voi siete lì sedute, uno è tranquillamente seduto. Cos'è che può fare? Può fare così. Può fare così. Sempre incrociando, ma abbiamo visto che anche così funziona. Oppure uno sta camminando, non può mettersi. Ecco invece un altro modo, uno sta camminando e vuole rilassarsi rispetto a un pensiero che... Vabbè, mani conserte, uno può camminare così tranquillamente. Guardate. No? L'importante è che sia... Esatto, in modo che alterno, non così, alterno lo stimolo, anche così. Così è più corretto, così, non va bene. Così è meno corretto, okay. Così è più corretto, però vedete io sono in giro e però mi muovo tranquillamente, vado a stimolare i due emisferi con estrema, nessuno mi può dire niente. No? Se vado in giro così, se... nessuno può dirmi niente. C'è una terza tecnica, una quarta tecnica che si applica, ad esempio, coi bambini. Non è mai utilizzato il movimento degli occhi, questo sì, per insegnarglielo a casa, perché il movimento della farfalla per un bambino è carino, no? Però mentre il bambino è lì. Gli faccio mettere le mani sul tavolo e poi io vado a stimolare, si chiama tapping, no? Tu hai lì le tue mani e io vado a battendo qui stimolo l'emisfero destro, battendo qui stimolo l'emisfero sinistro e mentre lo aiuto a lavorare stimolo destro-sinistro. Questa è la tecnica del tapping. E battere i piedi prima uno poi l'altro non funziona, no, ci deve essere proprio il contatto con la mano. Ti dico, quello che io ho provato ieri sera istintivamente non l'avevo mai letto da nessuna parte. Avevo gli occhi chiusi, ero a letto, ho cominciato a muovere gli occhi, fermi. A te viene questa idea? L'unica cosa che è importante fare, prova, funziona, hai trovato un'altra cosa. Non funziona, la lasci perdere, ok? È così, guardate, non esistono regole, le uniche regole sono quelle che sentiamo che ci fanno bene, assolutamente, è questo. Ci sono modelli, ma niente, modelli vincenti, il modello che funziona per me può funzionare per un altro, io cerco di parlare, di esprimere, di comunicare modelli che nella mia vita ho visto funzionare, no? Però sono consapevole che su 100 cose che dico ci saranno persone che sono d'accordo su tutte 100, ma è molto difficile, altre che saranno d'accordo su 10, altre che saranno d'accordo su niente. Perché faccio queste cose? Perché faccio questi seminari? Per il piacere di comunicare, per il piacere di trasmettere ciò che la vita mi ha dato, lo studio, l'esperienza, ed è piacevolissimo, ma sono consapevole che è la mia storia e che siamo tutti diversi, per cui se ognuno di voi porta via un pezzettino, se poi porta via un pezzettone meglio ancora, ma lo so. È importante che io parto dalla consapevolezza che sto trasmettendo qualcosa che è frutto della mia, ricordate nel seminario sull'ipnosi, della mia e delle mie bolle ipnotiche, ma ognuno di noi ha le proprie bolle ipnotiche e la comunicazione è vedere di mettere in contatto. Ma siccome siamo tutti diversi, non ci sarà mai un contatto totale, mai, altrimenti saremo dei cloni, assolutamente.
Quindi questa tecnica è un grosso aiuto, ma ce ne sono tante altre, per cui non esiste nulla di assoluto, sono tutti strumenti quelli che io in questi seminari, tra l'altro questo è l'ultimo, dopo giugno, luglio, agosto io mi fermo, da metà settembre in poi, dopo l'inizio delle scuole, ho già in programma una decina di altri seminari, 10 titoli. Vi dicevo prima, se qualcuno vuole mi dà la mail e io vi avviso, vi do tutto il materiale. La Shapiro ha iniziato tutto questo, vi dicevo, e l'ha insegnato degli psicoterapeuti. Però cosa è successo? Nel 2012 si è resa conto che una tecnica di questo genere, apparentemente molto semplice, diventa complessa quando si tratta di traumi pesanti, ma avete visto, no? Mi metto a ridere, non mi dà più fastidio, non riesco più neanche a tornare a quel pensiero, è andato via. Ho detto, ma perché non fare? Ed è uscito questo libro, 2012, scrive questo libro che non lo scrive più per i professionisti, ma lo scrive per tutti. Lasciare il passato nel passato, tecniche di autoaiuto nell'MDR. Quindi è sostanzialmente una raccolta di casi dove, mentre il libro primo, che è questo, della Shapiro e MDR, sono tutti processi tecnici per professionisti per traumi importanti, ok? Questo invece dice, ma perché? Mettiamoli in mano a tutti per le cose semplici, e poi se ha delle cose più importanti andrà da... Allora, io vi dirò però alcune fasi anche nei traumi importanti, perché credo possa essere interessante. Ci sono, quando noi affrontiamo con una persona dei traumi pesanti, abbiamo 8 fasi, attraversiamo 8 fasi. C'è una prima fase molto ovvia, che è la raccolta di informazioni, tutto quello che la persona dice, tutto quello che la persona ha voglia di tirar fuori. Raccolta di informazioni, fase 1. Fase 2, a questo punto spiego alla persona la tecnica, cioè lo informo di quello che andremo a fare, quindi preparare il cliente. Ora, in questa seconda fase di preparazione del cliente si affronta un aspetto particolare. Voi capite che se noi affrontiamo un trauma molto pesante, ci potranno essere dei momenti in cui la persona davvero sta male, ma molto male, no? Può disperarsi, può. E allora è importante, dice la Shapiro, che ce lo insegna, che noi ci premuniamo assieme al cliente di qualcosa di molto bello e rilassante per il cliente, in modo che quando, se succede qualche momento di disastroso, lo si possa aiutare a tornare a quel momento molto importante, in modo da rilassarci un attimo prima di poter continuare a lavorare. Noi lo chiamiamo la tecnica del posto sicuro. Penso che tutti noi, credo che l'abbiamo anche fatto in uno dei primi seminari, la tecnica del posto sicuro. Ognuno di noi ha un momento, dei momenti nella propria vita che, quando voi siete lì e tornate con la vostra fantasia, state bene. Ok, questo, nella fase di preparazione del cliente, si mette a punto anche il posto sicuro per quel cliente, in modo che in qualsiasi momento di grande difficoltà ci si possa fermare e dire, dai, andiamo al posto sicuro, rilassiamoci un attimo. Terza fase, quindi prima raccolta di informazioni, secondo preparazione del cliente, terza fase. Quando hai un trauma, c'è un pensiero dentro una persona,
un trauma pesante che riguarda ad esempio il senso di colpa, no? Quindi la responsabilità, oppure riguarda la sicurezza, lì non sono più sicuro, non esco più, non riesco più a incontrare persone, immaginate, no? Oppure non so più che cosa fare, cioè proprio essere frastornati, non sapere più che strada prendere, difficoltà di scegliere nella propria vita. Queste sono tre grandi aree, quindi c'è sempre una frase negativa che si muove, è colpa mia, ad esempio, oppure non mi sento più sicuro, no? Oppure non so più, non so mai più che cosa fare. Ok, frase negativa. Noi la chiamiamo tecnicamente cognizione negativa, CN, sono le sigle che usiamo. Ogni frase negativa, credo che possiamo capirlo, ha sempre un corrispettivo positivo, no? Se è colpa mia, non è colpa mia, cosa c'entro io? Se avevo 5 anni e mi hanno violentato, no? Un trauma classico. No, non è più colpa mia, non è colpa mia, cioè, eppure voi lo sapete, nei traumi di violenza la vittima ha sempre questo meccanismo incredibile di sentirsi in colpa per quello che è avvenuto, ed è una cosa che noi troviamo sempre. Quindi vediamo qual è la frase positiva. È colpa mia? No, io proprio non c'entravo niente in tutto questo. Perché il lavoro cosa sarà? Quello di passare dalla frase negativa a far sì che la persona senta invece, quando va a quell'episodio, senta. Perfetto. Grazie mille. Ciao. Se qualcuno può scrivere qua dietro la propria mail, perché non ce l'ho ancora, prendetela. In stampatello. Quindi il passaggio dalla frase negativa alla frase positiva. Alla fine dovremo, come risultato, avere che la persona gli dice: vai a quell'episodio, ci va, ed è tranquilla, e si sente tranquilla. Ok? Utilizziamo anche delle valutazioni numeriche. Vediamo quanto è forte la frase negativa da 0 a 10. Se il trauma è forte sarà 8, 9, no? E quanto è forte la frase positiva in questo momento? 1, 2, cioè niente, pochissimo. Dovrà rovesciarsi. Alla fine il valore della frase negativa sarà 0, 1, 2, assolutamente. E il valore della frase positiva sarà che va su verso l'8, 9, 10. Quarta fase, a questo punto la persona è pronta per il movimento degli occhi, se si decide di usare il movimento degli occhi. Si fa una prova per vedere se il movimento degli occhi crea nausea oppure no, perché se crea nausea si passa alle altre tecniche, e si fa quindi la desensibilizzazione. Si lavora in questo passaggio ad aiutarlo a fare questo passaggio. Quarta fase. Quinta fase, l'installazione. Cioè, vediamo a che punto siamo con la frase positiva, se si riesce a installare. Ma ecco, se voi ricordate, all'inizio Francine, qual era la sua domanda? Qual è il rapporto mente-corpo? Come funziona questa relazione? Bene, la sesta fase noi la chiamiamo scansione corporea. Si dice: adesso che il lavoro l'abbiamo fatto, cominciamo a fare dei bei controlli. Adesso sei lì, vai al trauma, ti viene la frase positiva, benissimo, ma prova ad osservare il tuo corpo, le tue spalle, le tue braccia, la pancia, le gambe. Sono rilassate se tu vai al trauma? Se la scansione corporea dice sì, ok, è dentro. Non è solo qui, ma da qui, sapete che il cervello comanda tutto il resto, quindi è tutto ok, bene,
settima fase, ce l'abbiamo fatta. Adesso vai nella tua vita e ci diamo un appuntamento, magari dopo un mese, dopo una settimana, dopo due mesi, oppure quando vuoi, colpo di telefono, per fare il controllo, che noi chiamiamo rivalutazione, cioè controlliamo a distanza di tempo che quella seduta sia. È una tecnica molto veloce, alcune volte ci vogliono alcune sedute, altre volte invece basta anche una sola, un solo incontro per risolvere, dipende un po' da come si riesce a lavorare, da com'è la relazione, che è fondamentale, fra lo psicoterapeuta e la persona, perché tutto si svolge, se la relazione non funziona, non funziona nessuna tecnica, assolutamente. Le 500 tecniche psicologiche sono tutte molto importanti, ma lo psicoterapeuta ha il compito di scegliere quella che sente più vicina e più efficace ma il compito fondamentale è quello, ogni volta che si trova di fronte a una persona, costruire la relazione, perché le tecniche passano solo attraverso la relazione. Se uno psicoterapeuta non è ancora in grado di costruire relazione, può usare qualsiasi tecnica, ma non arriverà da nessuna parte. E per finire, direi che vi posso descrivere alcune. Sono le 7:13, vi prendo qualche minuto in più se potete. Mi sono segnato tre casi che ho preso dalle mie esperienze, che potevano sembrare interessanti. Parto da un abuso infantile, molto, molto frequente. Una donna di 35 anni racconta che il padre etilista ha abusato sessualmente di lei quando aveva 5 anni. A 35 anni se lo porta ancora, con grosse difficoltà nella relazione con gli uomini. Problemi attuali, incubi notturni, flashback sull'episodio, 35 anni, 5 anni. Evitamento di situazioni scatenanti relative al trauma, quindi ipervigilanza, senso di colpa, odio verso se stessa. Cioè, sembra illogico, ma è questo che avviene in chi subisce violenza. Sfiducia nel prossimo, disperazione, impotenza. Vedete, si è portata per 30 anni questa cosa e alla fine è riuscita a chiedere aiuto. Frase negativa: è colpa mia, sono cattiva, sono sempre in pericolo, non ho il controllo delle situazioni. Immaginate questa come si poteva relazionare alle persone, agli uomini in particolare. Frase positiva: sono una buona persona, è finita, sono salva, posso scegliere, ora ho un buon grado di controllo e posso scegliere le mie relazioni. Si parte dall'immagine negativa, è quella da risolvere, immagine da cui si è partiti. Mio padre si presenta sulla porta della stanza da letto a tarda notte e mi dice: spogliati, puzza di alcol, ho 5 anni. Questa è la scena. Frase negativa sulla quale decide di lavorare: sono sempre vulnerabile, sono sempre in pericolo. Frase positiva: è passata, ho 35 anni, adesso sono al sicuro. Prova emozioni come sensazioni di paura, di tristezza, di ansia. La frase negativa ha valore 8, la frase positiva ha valore 2, bassissimo. Nel corpo sente tensioni al collo, sulle spalle, nodo allo stomaco, palpitazioni, quando la porto a pensare all'episodio della violenza. Momenti scatenanti: ogni volta che incontro un uomo partono tutte queste cose negative.
dentro di me. Ogni situazione che può avvicinarmi ad una possibile amicizia mi fa partire tutte queste cose qua. Allora, ho utilizzato il movimento degli occhi e ho lavorato, l'ho aiutato a elaborare quelli che sono i tre concetti fondamentali che lavorano dietro ogni trauma: il concetto di responsabilità, di sicurezza e di capacità di scelta. Lavorando sulla responsabilità, la cliente riconosce di essere stata una bambina innocente, tradita da una persona che supponeva l'amasse e la proteggesse, era il padre. Lamenta la perdita della propria purezza ed esprime per la prima volta rabbia verso il padre. Prima diceva: colpa mia. Prova un grande sentimento di pietà e un crescente senso di rispetto verso se stessa come sopravvissuta. Sicurezza. Il cliente sperimenta un drammatico aumento del proprio livello di angoscia, mentre i suoi ricordi dell'abuso vengono desensibilizzati e rielaborati, e quindi siamo tornati al posto sicuro per un momento, poi continuare a lavorare. Ma poi riconosce, sia a livello razionale, cognitivo, sia a livello emotivo e anche nel proprio corpo, che l'abuso è realmente finito e che suo padre non può più ferirla. Area delle scelte, la cliente inizia a riconoscere le scelte fatte nella propria vita da adulta, cioè in questa situazione di trauma, chissà in 35 anni quante scelte ha fatto questa donna, ma non le riconosceva assolutamente, è incapace di scegliere. Invece ecco che man mano sì, ho fatto questa scelta, quest'altra ed è andata bene, cioè, stabilendo dei limiti con la famiglia, ad esempio è stata capace di creare la giusta distanza e la giusta vicinanza dalla famiglia d'origine, che non era riuscita a difenderla, no? È riuscita a costruire legami con persone di sostegno, no? È riuscita a prendere la decisione di farsi aiutare in psicoterapia. Comincia a considerare nuove possibilità per il futuro. Esprime il desiderio di avviare nuove amicizie, nuove attività e prova un rinnovato senso di speranza e di fiducia. Così risolto questo trauma che era durato 30 anni. Un altro trauma, oggi molto diffuso, purtroppo, licenziamento. Cliente, un uomo di 40 anni, licenziato nel corso di una ristrutturazione aziendale. Quanti ne vediamo? Problemi attuali, difficoltà ad addormentarsi, perdita di appetito, abuso di alcol, irritabilità in famiglia, con gli amici, preoccupazione per il futuro, paralizzato nello sforzo di cercare un altro lavoro, ogni volta si paralizza, frequenti litigi con i figli e talvolta con la moglie. Frase negativa: io non valgo abbastanza per essere trattenuto dalla mia azienda, quindi mi hanno cacciato, non valgo niente. Condizione, frase positiva: io ho dei pregi da offrire, posso trovare un'organizzazione che mi riconosca questo e che sia adatta alle mie capacità, per come sono io, cioè io valgo. Ricordate l'esercizio io valgo che abbiamo fatto qualche volta? L'immagine su cui... qual è l'immagine che ti porta a questo trauma? Il direttore delle risorse umane viene nella mia stanza e mi dice che ho 10 minuti per ripulire la mia scrivania e scaricare i file dal mio PC prima del colloquio di licenziamento. Immaginate, cognizione negativa, io non valgo. Cognizione positiva, io ho pregi da offrire. La frase negativa valeva 7, la frase positiva valeva 3. Localizzazione corporea, sensazioni dentro il fisico, nausea ogni volta che pensa al lavoro, tensioni al torace, formicolio nelle braccia. Gli eventi scatenanti, noi li chiamiamo trigger, gli grilletti, trigger, no?
gli amici che sono ancora impiegati e che telefonano chiedendo come stanno andando le cose. Immaginate uno licenziato dice allora hai trovato qualcosa, ogni volta è una pugnalata. La moglie che chiede come sta procedendo la ricerca del lavoro, i bimbi che chiedono più denaro, no, ogni volta è una porra. Bene, anche qui ci concentriamo sulle tre aree, quella della responsabilità, quella della sicurezza e delle scelte. Responsabilità. Il cliente considera se è una colpa essere nella lista dei licenziati. Il terapeuta e il cliente esplorano la valutazione delle prestazioni, della storia lavorativa del cliente. Anche qui è difficile, quando dici io non valgo, andare a vedere invece le cose che hai fatto bene. Allora, l'ho aiutato a recuperare e notano che tutto era vicino alla normalità, la sua vita precedente, i suoi lavori. Il cliente comincia a pensare che non è colpevole, riconosce che questo licenziamento ha a che vedere con le pressioni economiche che gravano sull'azienda piuttosto che col suo valore. Il cliente ammette di aver dato una buona prestazione, come evidenziato dai giudizi scritti che aveva ricevuto nel tempo. Area della sicurezza. Il cliente esplora la domanda: ce la farò? Nel valutare i suoi punti di forza arriva l'idea: troverò un altro lavoro grazie alle abilità e alle esperienze lavorative che ho accumulato. Quindi comincia a costruire sicurezza di sé. Ho risorse economiche sufficienti per 6 mesi per trovare un altro lavoro. Comincia quindi ad attivarsi, invece prima ogni volta che cercava di attivarsi si bloccava. Posso farmi prestare denaro da mio fratello se proprio ne ho bisogno. Quindi l'area della sicurezza comincia a mettersi a posto. L'area delle scelte. Il cliente all'inizio affronta le proprie paure di non avere possibilità. Sempre no, no, no. Immaginate quanti oggi continuano a sentirsi dire no nel cercare lavoro. Si chiede se deve rimanere nello stesso settore e conclude che può rivolgersi ad altri settori che assumano persone col suo bagaglio di capacità. A questo punto egli valuta il tempo e i costi necessari a cambiare carriera e decide che rimarrà nella stessa linea di lavoro, ma cercherà in settori vari. Si sente meglio per essere arrivato a questa forte sensazione che adesso può muoversi su varie scelte. E anche qui risolto. L'ultimo caso è brevissimo perché è un bambino, un ragazzo, non un bambino. Con i ragazzi, finché si hanno dai piccoli fino a 15-16 anni più o meno, si è molto veloci perché assorbono molto velocemente. È un ragazzo di 16 anni che da 3 anni, quindi da quando è cominciato l'età dello sviluppo, dai 12-13 anni, ossessione ai familiari. Ogni volta che qualcuno esce di casa, lui, niente, ogni volta che ritardano comincia a telefonare, è nel panico e pensa alle cose peggiori, no, se deve entrare alle 5 la mamma, arrivano alle 5, comincia a prendere il telefono, dove sei, come stai, come altro, fratello, il padre, la nonna, cioè un'ossessione terribile. Col cellulare di tempesta di chiamate sta male, non solo, ma entra in ansia. In questo caso non si è trovato un momento particolare, un trauma particolare. L'ipotesi che possiamo fare è che probabilmente la tempesta ormonale intorno ai 12-13 anni ha smosso qualcosa nel suo cervello che è andato ad esprimersi in questo modo pesante per lui. La frase negativa era: ho paura, sono spaventato, no? Di perderli, di... valore 8 da 0 a 10. La frase opposta: sono sereno, fiducioso, valore 2, bassissimo. Beh, è bastata una seduta, un incontro col movimento degli occhi per ritrovare la sua pace, la tranquillità, e da quel momento ha lasciato in pace tutti i familiari. Bene, allora chiudiamo qui questi 11, questo è l'11° seminario, i prossimi 10 da settembre.